Buonasera al gruppo di artisti irpini. Vinti d'America, questa è la mostra fotografica corredata da informazioni dettagliate del mitico editore Arturo Bascetta qui al Circo della Stampa di Avellino. E cominciamo da una cosa sconvolgente che sicuramente in questi tre giorni, 22 e 24 dicembre, avrà lasciato senza parole coloro che hanno visitato questa mostra. E cioè un cervinarese, ecco, Salvatore Cioffi, che era il capo del buddismo mondiale. Era nato a Cervinare nel 1897, 10 anni dopo andò negli Stati Uniti, morto e sepolto in Birmania. La sua tomba nel tempio di Shwedagon è meta di continui pellegrinaggi. Poi c'è Onorio Ruotolo, il Rodin di Little Italy, il più famoso artista irpino nell'America degli anni 20. Troviamo anche dei parenti proprio di Bascetta, infatti Alfredo Bascetta partì nel 1911 per New York, ma vi trasferì la residenza solo una decina di anni dopo. Con lui viaggiava anche la moglie Filomena Ciriello di Sant'Angelo alla Scala. Sbarcarono con $30 in tasca, 20 Alfredo e 10 Filomena, veramente i grandi sacrifici che fecero questi avi proprio dell'editore di Arturo Bascetta. Frank Guarente, ricordiamo che era di Montemiletto, il primo a suonare il jazz in America, dalla banda di Montemiletto alle jazz bands americane. Nel 1910 era arrivato nel porto di Ellis Island con una valigia di cartone che conteneva la sua tromba, dalla quale non si separava mai. Louis Ricci, il più grande corno francese, era irpino, al suo attivo oltre 5.000 concerti, grande musicista prestigiosa filarmonica di New York per oltre 45 anni. Stravinsky, Mengelberg, Toscanini e Bernstein sono alcuni dei maestri che lo hanno diretto. Cervinarese di nascita emigrò negli States nel 1913. Qualcosa con l'editoria, vediamo anche l'Unità, l'Ordine Nuovo, Arsenio Settimanale di Cultura Socialista, Gino Bardi Bascetta e Mary Testa. Apparso in occhio il 25 marzo del 39. Ci sono ancora altre notizie interessanti che state leggendo. Poi anche un film, Tre pistole contro Cesare, addirittura a fianco di registi come Luchino Visconti. Ma qui lo vediamo con Dino De Laurentiis, con le foto con il celebre Orson Welles. E continuando in questa carrellata di foto e di informazioni, troviamo anche tematiche purtroppo ancora attuali sul fascismo. Libro denuncia, siamo ariani, quindi contro Mussolini. Sacco e Vanzetti anche. Erano cercati dalla polizia di Bascetta, quindi veramente una storia tutta da raccontare, che veramente potrà dire ancora molto se lo stesso editore verrà in qualche modo aiutato in questa ulteriore ricerca, perché no, fondi pubblici, perché le origini della nostra terra sono fondamentali per capire quello che potremo fare più in là un giorno.